infrastrutture sono un progetto paese, questo territorio ne è lo specchio di un mezzogiorno che deve reagire e che attraverso le infrastrutture collega territori e include persone, una bella idea di società. La stazione Irpinia dell'alta capacità Napoli-Bari sarà pronta nel 2025. L'annuncio arriva dai vertici di Rete Ferroviaria Italiana davanti alla numerosa platea di sindaci, amministratori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni chiamati a raccolta da Confindustria Avellino proprio per riflettere sul sogno che ormai diventa realtà, quello dell'alta capacità e alta velocità attraverso la Valle Ufita. Un'opera, nelle previsioni, che cambierà la fisionomia dell'economia del Mezzogiorno e in particolare di due regioni come Campania e Puglia. A celebrare quella che da più parti viene definita come una giornata storica, a Grotta Minarda sono arrivati il presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, il ministro ai trasporti, Paola De Micheli, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Poco prima di raggiungere la città dell'Ufita, governatore e ministro hanno tenuto un sopralluogo sul cantiere della Lioni Grotta per fare il punto sulla ripartenza dei lavori di un'altra opera strategica. Le infrastrutture vanno fatte, dice il ministro, la politica deve farsene carico. La politica deve decidere di farle le opere. Io prima sono stata al cantiere sbloccato della strada di Grotta Minarda, lì si vede chiaramente, no? La politica a un certo punto ha detto basta, si fa, anche se c'erano mille problemi da superare oggettivamente. Qui uguale, quest'alta velocità, quest'alta capacità che collegherà Napoli a Bari è figlia di una decisione politica, non soltanto di uno stanziamento di risorse o di una dichiarazione. Bisogna volerle le opere, bisogna volerle ed essere consapevoli che servono e sapere a chi servono. Servono alle persone perché migliorano la qualità della vita delle persone e servono alle imprese perché le rendono più competitive. Mai come qui in Campania, questo è evidente, c'è stato un cambio di passo dell'economia campana negli ultimi anni, deve essere ancora più accentuato. Io credo che ci siano le condizioni economiche, finanziarie e anche di rapporto con il governo che io oggi qui rappresento per continuare in questo cambio di passo che tanto bene sta facendo anche a questa regione. Da registrare l'abbandono della sala da parte della deputazione irpina del Movimento 5 Stelle in polemica con quella che hanno giudicato come un'iniziativa di propaganda elettorale a favore di De Luca. Il governatore però preferisce non replicare e si sofferma sull'importanza della Lioni Grotta e dell'alta capacità. Beh, veramente una giornata importante, abbiamo recuperato un'opera che sarebbe stata destinata alla morte nei prossimi decenni. Sapete la storia, sapete che a dicembre dello scorso anno sono scomparsi tutti quanti, finito il commissariamento non si sapeva neanche con chi parlare. Abbiamo deciso di caricarci la croce come Regione Campania, di subentrare come stazione appaltante, abbiamo pagato gli stati d'avanzamento che non erano stati pagati da un anno e mezzo, abbiamo salvato le aziende, abbiamo dato una prospettiva di lavoro a centinaia di lavoratori. Un'opera strategica ovviamente. Sapete che è essenziale per il collegamento Tirreno-Adriatico e quindi è un'opera che va assolutamente completata ed è parte di un'attenzione della regione alle aree interne, all'Irpinia, che è essenziale se vogliamo creare uno sviluppo multicentrico nella regione, non solo l'area metropolitana ma anche le aree interne, e portare l'alta velocità e completare grandi arterie della viabilità significa creare le precondizioni per uno sviluppo davvero importante delle aree interne. L'amministrazione, quando nascerà, sarà un polo di attrattività non solo per Avellino ma per tutta la provincia, e qui un ruolo importante ce l'avranno anche gli imprenditori, perché non dovrà essere una cattedrale nel deserto ma dovrà creare le condizioni di aggregazione dal punto di vista imprenditoriale e quindi di sviluppo, perché intorno alla stazione c'è la possibilità davvero di creare le condizioni di sviluppo sia turistico e sia dal punto di vista della nuova domanda incrementale sull'alta velocità in particolare. Ora si rispetteranno i tempi previsti, perché poi ci sono sempre dei rischi dietro l'angolo. Beh, direi c'è stata già una grande accelerazione con la nomina del commissario, che è un nostro amministratore delegato all'interno del gruppo, e quindi c'è già stato un significativo accorciamento dei tempi di consegna e noi siamo molto confidenti di realizzarla entro i tempi previsti.
Dottore, un'opera importante, la preoccupazione di tutti sono i tempi di realizzazione. I tempi di preoccupazione e di realizzazione preoccupano sempre tutti, però noi siamo convinti che tutta la tratta sarà attivata entro il 2026. Ma la criticità della galleria nel comune di Montaguto, voi siete preoccupati per questa opera nell'opera? No, noi non siamo preoccupati. La progettazione è stata fatta dalla nostra società di ingegneria, Italfer, che è una delle più grandi società di ingegneria al mondo. Il progetto, se riceverà delle prescrizioni di tipo ambientale o di tipo realizzativo, le osserveremo. Ma il progetto osserva i più avanzati criteri di realizzazione. Cosa significa quest'opera per questo territorio? È il collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, il collegamento tra due grandi aree metropolitane che sono Napoli e Bari, che con la Napoli-Roma costituisce un tripolo, l'area metropolitana più grande d'Europa dal punto di vista del numero di persone interessate, quindi è un'occasione di sviluppo, io direi, irripetibile. L'alta velocità è l'opera più importante degli ultimi 20 anni. Oramai è una realtà, nel senso che il cantiere è partito. Il motivo di questo incontro è che siamo qui perché adesso quello che c'è oltre i binari ferroviari è di creare tutte le connessioni e rendere particolarmente attrativo quest'area molto vasta. I tempi sono quelli che sono da programma, oramai i lavori sono partiti, l'impresa è un'impresa serissima che è un po' l'orgoglio italiano nel mondo e pensiamo che si arriverà a terminare entro i termini stabiliti l'opera e che dobbiamo essere noi, mentre si realizza quest'opera, a infrastrutturare tutto quello che ci gira intorno a questa stazione, che non è solo una stazione ferroviaria. Il fatto straordinario è che c'è uno scalo merci e che sorgerà e dovrebbe sorgere anche la piattaforma logistica, che non è una cosa che poi dipende da Ferrovie dello Stato oppure dal governo centrale. Dobbiamo fare in modo di creare queste condizioni, perché se sappiamo lavorare in parallelo, in sinergia, superando quello che sono i campanili e con una visione al territorio, è qualcosa di straordinario.